Oddio. Oddio, mi sono... Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi nuova tipologia, spacchettiamo calendari dell'avvento, che come sapete è una delle mie tipologie preferite. Oramai adoro filmare questi video per voi e scoprire che cosa si nasconde dietro ogni casella di questi calendari dell'avvento beauty. Oggi è la volta di questo calendario gigantesco che mi arriva da Look Fantastic. È davvero, davvero enorme e pesantissimo, faccio fatica a tenerlo per farvelo vedere. Come sempre ci tengo anche ad essere super 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 trasparente. Se molti calendari dell'avvento li ho acquistati io per farvi il video, questo mi è arrivato invece direttamente dal brand. Ma questo non significa che se devo essere cattivella e severa lo sarò, lo sapete. Quindi andiamo a spacchettare casella per casella tutto il nuovo calendario Look Fantastic 2022. Non può mai mancare il mio Starbucks, naturalmente. Oggi abbiamo frappuccino natalizio mocha buonissimo. Look Fantastic, come sapete, ha sempre un sacco di brand diversi, quindi non so che cosa aspettarmi, su quali brand troveremo al suo interno. Andiamo intanto ad aprirlo assieme. Taran, mamma mia, è gigante ragazzi, è enorme. Penso che questo sia il calendario dell'avvento più grande. Non riesco neanche io a starci nell'inquadratura, devo mettermi solo il calendario. Eccolo qua, le caselle sono veramente veramente gigantesche. Non si può certo dire il contrario. Guardate la numero 5, quanto è enorme. Direi di iniziare. Ho già visto che la numero 1 si trova qua, quindi let's go, spacchettiamo e apriamo tutto. Casella numero 1 con tutti i glitterini. Non è tanto pesante, però ci deve essere qualcosa di gigante. Ok, ok, bellissimo, del brand Rituals, che tra l'altro, se non sbaglio, è un marchio olandese, perché qui ad Amsterdam ce ne sono tantissimi dei negozi Rituals, quindi appunto penso proprio che sia un negozio, un brand di qua. E all'interno troviamo, questo è un profumatore, quindi troviamo appunto la nostra fragranza, che ragazzi... è gigante questo prodotto, cioè sicuramente non è un mini size. E c'è la nostra fragranza, che devo dire si sente già aprendo il pack. Oh wow, fortissima, super floreale. Buonissimo, poi io adoro tutto ciò che mi profuma la casa, io adoro. E abbiamo appunto questo profumatore Ritual of Ayurveda, ovviamente con gli stick che, lo sapete, vanno poi girati di volta in volta. Mi sembrano ovvie alcune cose, però poi so che alcuni me le chiedono, quindi appunto vanno inseriti e poi girati ogni giorno, tipo per profumare la casa. Per una volta ho descritto anche bene la fragranza, perché vi ho detto che è floreale ed effettivamente è Indian Rose, quindi rosa indiana, e Sweet Almond Oil e olio di mandorle dolci, veramente ottimo. Iniziamo bene, devo dire. La casella 1 era gigantesca, invece la 2 è piccolina piccolina. Vediamo. Vediamo che cosa c'è. Allora, c'è qualcosa di incartato, quindi dobbiamo scartare per scoprire. Una robina piccolina. Vediamo. Ok, ragazzi, pura combinazione, questa crema l'ho utilizzata oggi, stamattina, come crema idratante. Io la amo, è di Drunk Elephant, è naturalmente un campioncino, il full size è gigante di questa crema. È una crema idratante per il viso a base di polipeptidi, non so pronunciarlo, scusate. È una crema idratante davvero fantastica, la uso sia da sola che abbinata alle vitamine o all'acido ialuronico. Adoro questa crema, la uso ormai da più di un anno, è fantastica. La casella numero 3 è un po' una via di mezzo come grandezza e sta uscendo da solo praticamente il prodotto, che mi sembra, ragazzi, un altro full size, non ci posso credere. Vediamo, vediamo, del brand Iconic London. Abbiamo il Triple Threat Mascara. Non conosco questo mascara, ma è decisamente, decisamente un full size. Ragazzi, per la prima volta su tre caselle abbiamo due full size. Vediamo assieme questo mascara. Oh wow, scovolino con setole corte e tantissime, molto sottili e in silicone. Sono gli scovolini che io preferisco, secondo me sono quelli migliori per andare a catturare
tutte le ciglia, anche quelle più piccoline che stanno nascendo, quelle vicino all'attaccatura, cosa che appunto non mi riesce fare quando gli scovolini sono troppo paffuti, altrimenti si va a sbavare tutto quanto. Quindi molto interessante questo mascara. Wow, un altro full size. Ok, non me l'aspettavo. Non vedevo l'ora di filmare questo video, ragazzi, di spacchettare quest'altro calendario dell'avvento. Tra l'altro, mi state chiedendo di Chanel. Per adesso non si sa ancora se uscirà un calendario dell'avvento di Chanel quest'anno oppure no. Può essere che dopo la bufera che si è scatenata sui social l'anno scorso, forse non lo faranno. Per adesso non si sa, ma se uscirà il calendario dell'avvento Chanel, state certi che lo prendo e vi faccio il video, garantito, matematico. Continuiamo con la casella numero 4, ragazzi, quanto amo filmare questa tipologia di video, lo so che ve lo ripeto sempre, però mi piace troppo. Allora, qui abbiamo, allora, Demi Mini, non conosco questo prodotto, vediamo. Ok, è una candelina profumata, sì, è una candela profumata, che carina, con cera naturale e vegana. Oddio, che carino il packaging. Ok, deve essere minuscola. Cioè, non penso di aver mai visto una candela così piccolina nella mia vita. Ma quanto è carino questo pacchetto, oddio. Oh, wow, ragazzi, questo profumo è dolce, intenso. Oh, mamma. Oh mio Dio, no, vabbè, io le adoro queste candele, vi giuro che volevo comprarle, vi giuro, ovviamente quelle più grandi mi stanno piacendo tantissimo, tra l'altro sono un oggetto, un complemento d'arredo praticamente ormai diventate, che va molto molto di moda adesso, insomma le avrete viste naturalmente, è piccolina ma veramente veramente bellissima, è un peccato utilizzarla. Adesso so dove trovare queste candele, se voglio acquistare i full size, vi dirò la verità. Non penso di riuscire a lasciarla lì come complemento d'arredo questa candela perché ha un profumo fantastico. Ah, ok, basta, basta, devo smettere altrimenti sto qua, lo sapete, io qualsiasi prodotto lo annuso prima di utilizzarlo, anche prodotti che non hanno profumazioni, che non ha nessun senso, me ne rendo conto. Quindi quando trovo un prodotto che effettivamente ha un profumo pazzesco sto lì tipo le ore, quindi devo autoconvincermi a continuare perché altrimenti ciao. Wow, la casella numero 5 è sicuramente la casella più grande di tutti i calendari dell'avvento assieme alla 1 e poi vedo che anche la 25 è gigantesca, ragazzi. Wow, che tra l'altro, appunto, se c'è la casella 25, significa che questo calendario effettivamente ne ha 25 di caselle, perché di solito ce ne sono sempre 24, quindi apprezzo moltissimo il fatto che qui ce ne siano 25, che per me i calendari dell'avvento devono sempre avere anche la casella 25, il giorno di Natale, il giorno in cui appunto deve finire il calendario dell'avvento, invece quasi tutti finiscono il 24, vabbè. Andiamo a vedere che cosa si nasconde qui, allora... È praticamente vuota, cioè, per farvi capire, però c'è il prodottino qui. Mi aspettavo una roba gigantesca, ma ho visto che non era pesantissimo. Ok, è effettivamente un prodotto che prende poco spazio, ma il prodotto in sé è molto molto interessante perché è una maschera per gli occhi che si scalda. È alla camomilla, quindi fantastico davvero per andare la sera a riposare gli occhi. Ci sono due pad all'interno, conosco queste maschere per gli occhi, ma non le avevo mai provate. Ci sono due pad all'interno che sono autoriscaldanti, quindi si va ad appoggiare sugli occhi stanchi o comunque insomma è un trattamento di bellezza rilassante, appunto si vanno ad appoggiare sugli occhi e si ha questa sensazione di rilassamento e gli occhi con la camomilla si sgonfiano eccetera, quindi è un ottimo prodotto che volevo già provare, sono gasatissima con i prodotti che stiamo trovando in questo calendario, quindi casella numero, non riesco a sfilarla, ecco, la numero 6, vediamo. Ok, cos'è? Skincare. We Are Paradox è il brand ed è una maschera per capelli al 99% naturale, vegana e cruelty free. Io adoro le maschere per i capelli, utilizzo quasi sempre solo maschere per i capelli, balsami
non sono abbastanza idratanti per il mio tipo di capello sfigatissimo, super secco, poi con i colpi di sole ancora più secco, eccetera eccetera, e quindi tento sempre di utilizzare appunto maschere che sono molto più nutrienti rispetto ai normali balsami districanti, e mi tornano sempre tanto utili queste maschere per i capelli in formato mini, in modo da poterle portare con me quando viaggio, perché non voglio portarmi tutto il pack gigantesco. Quindi sicuramente non è un full size, però come quantità di prodotto direi che non è affatto male, sono 50 ml. Si può tra l'altro utilizzare sia su capelli bagnati per poi risciacquarli durante la doccia, che su capelli asciutti e lasciare agire tutta la notte, o addirittura come tocco finale quando i capelli sono già lavati, quindi tipo un prodotto multiuso. Non conosco questa maschera in particolare, vedremo com'è, se la conoscete fatemi sapere voi. Casellina numero 7, anche questa è piccolina. Oh wow, ok, Brand by Terry, conosco benissimo questo brand, mi hanno spedito molto spesso i prodotti e sono super super validi. Conosco benissimo, voi lo sapete, anche questo prodotto, questa è la Hyaluronic Hydra Powder Pressed, è compatta ed è una cipria trasparente, c'è addirittura anche la mini spugnetta, che carina, la utilizzo spesso. La particolarità di questa cipria è che comunque mantiene la pelle idratata, non va a seccarla come fanno molte ciprie, ed è trasparente, quindi adatta a tutti le colorazioni. Quindi abbiamo un altro mini size, ma come quantità di prodotto non è assolutamente male, e il packaging piccolino ma uguale al prodotto in full size, è anche molto molto bello. Apprezzo sempre molto di più i mini size con packaging uguale al full size piuttosto che quei campioncini brutti che non sanno di niente. Casella numero 8, questa è già più grandina, vediamo, è un gloss trasparente del brand Revolution con vitamina E, e sicuramente è un full size, e anzi per essere un gloss di prodotto ce n'è un bel po'. Contiene appunto vitamina E ed ha effetto plumping, quindi ha anche un effetto rimpolpante sulle labbra. Casella numero 9, vediamo, anche questo secondo me è un full size. Non conosco questo prodotto in particolare, del brand Aroma Active, ed è una crema riparatrice lenitiva e si può utilizzare dove ne abbiamo bisogno, quando la pelle è più secca, quindi si può utilizzare sulle mani, sul corpo, sul viso. È molto interessante, è anche completamente vegana, non so se si tratta di un full size oppure no, la quantità comunque sono 15 ml. Che ne dite ragazzi? Per il momento io direi che sono abbastanza soddisfatta con le cosine che stiamo trovando, quindi fatemi sapere anche voi, ma per me non è niente niente male. E siamo già arrivati alla numero 10, vediamo, questa è una maschera per il viso illuminante alla vitamina C. Non conoscevo questo prodotto in particolare, ma molto interessante, la vitamina C è importante da integrare nella skin care, quindi sono curiosissima di provarla e vedere com'è. Anche se vi devo dire, se avete la pelle sensibile state sempre attenti a tutti i prodotti che contengono vitamina C, perché sulla mia pelle ho visto che alcuni sono decisamente troppo aggressivi. Ci sono prodotti a base di vitamina C che appena li applico sulla pelle mi brucia tantissimo, quindi appunto se la vostra pelle è molto molto delicata come la mia, attenzione ai prodotti che contengono vitamina C. Non significa che siano cattivi prodotti se questo vi capita, ma semplicemente che la concentrazione di vitamina C sulla vostra pelle, sul vostro tipo di pelle, se come la mia sfigatella appunto, è un po' troppo alto. Dovete trovare, se questo vi succede, prodotti che hanno minore concentrazione di vitamina C. Se riuscite a tollerarli, comunque è molto consigliata, perché la vitamina C ha proprio come proprietà il fatto di illuminare la pelle, toglie il grigiore dalla pelle stanca. Quando manca di vitalità, di luminosità, appunto effetto pelle stanca, la vitamina C è la soluzione migliore. Arriviamo alla casella numero 11, che a parte che non si riusciva nemmeno a chiudere completamente perché c'è qualcosa di gigantesco all'interno, ok? Per farvi capire, cioè a malapena ci sta qua dentro questo prodotto, ed è anche pesantissima tra l'altro, quindi vediamo, non riesco neanche a farlo uscire, è troppo grande, oddio!
Vi giuro, non esce. È effettivamente un super full size, ragazzi. Questo è enorme, sono 250 ml per farvi capire quanto prodotto c'è qua dentro. E questo è del brand Christoph Robin. È uno scrub detergente purificante, ok? Contiene cristalli di sale che esfoliano il cuoio capelluto in modo delicato. E contiene bisabolo... non so come si dica in italiano, che aiuta a lenire il cuoio capelluto. Fantastico, perché vedo che è indicato particolarmente per le pelli sensibili, quindi cuoio capelluto sensibile, cioè io, anche se non sono sicura di poter utilizzare scrub sul cuoio capelluto da quando ho le extension. Quindi sono un po' incerta, perché poi è difficile andare a lavare bene i cristalli dello scrub, non per altro, ma appunto ottimo prodotto, devo dire, e insomma decisamente, decisamente un full size, qui non hanno risparmiato per niente. E siamo alla casella numero 12. Ok, è un cleansing balm idratante, quindi un balsamo struccante idratante. Lo sapete ormai, io utilizzo solo ed esclusivamente balsami struccanti per struccare la mia pelle, a parte qualche occasione, insomma qualche prodotto che vado ad utilizzare, però nella mia skincare quotidiana utilizzo sempre solo balsami struccanti, perché ho visto che per la mia pelle sono quelli che performano meglio, cioè appunto lo sapete, ho la pelle molto sensibile, qualsiasi cosa mi lascia arrossamenti, come ad esempio mi succedeva con l'acqua micellare, anche quelle formulate per pelli delicate sono sì delicate, ma i balsami struccanti sono ancora più delicati sulla mia pelle, quindi appunto dopo averli provati non posso più farne a meno. Quindi ottimo prodotto questo, sicuramente non è un full size, ma di prodotto ce n'è un bel po', quindi si riescono a fare molti utilizzi, e questo è perfetto per me che me lo porterò in viaggio. I balsami struccanti hanno sempre packaging giganteschi, sono pesantissimi, e averne uno così piccolino per me è un salvavita. Proseguiamo, casella numero 13, qui c'è qualcosa di piccolino, andiamo a scartare. Questo è del brand Avant ed è un lip scrub, uno scrub per le labbra che contiene acido ialuronico, olio di argan e olio di mandorle dolci. Addirittura protegge dai segni dell'invecchiamento e dai raggi UV. Wow, penso che questo sia un full size, decisamente, perché sì, è piccolino, ci sono 10 ml di prodotto, ma per fare lo scrub alle labbra di prodotto ce ne basta pochissimo, quindi questo sicuramente dura una vita. Arriviamo alla numero 14, che è il mio numero fortunato, perché sono nata il 14 novembre, e vediamo qui che cosa c'è. Tra l'altro qua dietro c'è disegnato un rossetto, quindi forse un prodotto make up? No, assolutamente no, ok, era completamente random. Questa è un'altra maschera per i capelli, adoro! Non so pronunciare questo brand, che è un brand svedese, quindi se qualcuno sa parlare lo svedese mi scriva come si pronuncia. Ma è una crema per capelli riparatrice. Sono 30 ml, non è un full size, ma di prodotto ce n'è un bel po'. Molto utile anche questo per i viaggi, se dobbiamo portarci dietro un trattamento per i capelli. E siamo alla numero 15. Da qua già vedo che sta uscendo. Questo è un prodotto make up ed è un brow styling gel. Questi prodotti li conosciamo tutti, sono i gel per tenere a bada le sopracciglia e dar loro la forma che vogliamo. Oltre al gel abbiamo anche il nostro scovolino per andare ad applicarlo. Naturalmente è completamente trasparente, serve per fissare appunto le nostre sopracciglia. Sicuramente conoscete questo prodotto perché sono molto molto famosi, e sicuramente anche questo è un full size. Casellina numero 16, qui c'è qualcosa di molto leggero. Non conosco questo brand, si chiama Inika o Inika, ed è una matita per gli occhi nera. Ve l'ho swatchata così vedete il tratto, che non è nerissimo, devo dire, ma è molto molto morbida. Uffa, siamo già alla casella numero 17, non voglio mai che finiscano questi video, mi piace troppo. Vediamo che cosa si nasconde qua, non c'è qualcosa di super pesante in realtà. E qui c'è il Plump and Glow Hydrating Facial Mist. È uno spray idratante che protegge anche la pelle dagli effetti
effetti dell'inquinamento, quindi un ottimo prodotto da tenere sempre in borsetta. Questo tipo di prodotto è ottimo se avete la pelle molto secca, da portare sempre dietro per andare un pochino a rinfrescarla e a togliere l'effetto pelle che tira durante il giorno. Anche se siete già truccate, si possono spruzzare anche sopra il trucco e appunto danno veramente un effetto di sollievo e di pelle idratata quando ne avete bisogno. E siamo alla numero 18. Vediamo. Altro prodotto per i capelli, questo del brand Philip Kingsley, ed è un balsamo riparatore. Questo è decisamente un mini size, ma qui devo dire abbiamo tantissimi full size e solo qualche mini size, un po' il contrario del resto dei calendari dell'avvento, non tutti ma molti, ed è appunto un prodotto che mi sarà molto utile da portare con me quando viaggio. Non c'è tantissimo prodotto all'interno, lo vedete, si riesce a fare qualche utilizzo, dipende se avete i capelli corti o molto lunghi naturalmente. Numero 19, questa è piccolina. Oddio, è una palette ombretti piccolina, vediamo. 100% vegana e cruelty free high performance pigmentation, ok, quindi super pigmentata. Il brand è Luvia e c'è appunto, ci sono due ombretti, è un duo di ombretti, uno marroncino e l'altro bronzato oro. Purtroppo siamo già alla casella numero 20, vediamo, qui c'è qualcosa di grosso. Prodotto skincare del brand Zelens. Non conosco questo brand, ma è un siero idratante, anche questo protegge la pelle contro gli effetti dell'inquinamento. Molto interessante come prodotto e penso anche che sia un full size. Casella numero 21, vediamo che cosa si nasconde qua. Che cos'è? Una palettina? No, è un massage tool, ok, è un attrezzino per massaggiare il viso. Eccolo qui, è decisamente un mini size da viaggio, ma molto molto carino. Io avevo, non di questo brand, di un altro brand, due full size e li ho rotti entrambi e quindi adesso potrò utilizzare questo e portarlo con me in viaggio. Casella numero 22. Vediamo che cosa si nasconde. Body scrub per pelli sensibili, fantastico. Ci sono un sacco di prodotti per pelli delicate in questo calendario, quindi top. Ecco qui il tubetto, non contiene profumo ed è dermatologicamente testato. Purtroppo siamo già alla numero 23, che è pesantissima, e questo è sicuramente un full size, brand Espa, ed è una crema idratante per il viso. È nutriente, è per pelle radiosa, ok, quindi particolarmente se avete la pelle secca può essere un ottimo prodotto, oppure se avete la pelle mista come me, io le creme molto nutrienti le applico di solito soltanto la sera, un giorno sì, un giorno no, se sono molto molto idratanti, quindi appunto dipende dalla tipologia di pelle che avete, ma questo è un ottimo prodotto, sono 55 ml, quindi appunto sicuramente un full size molto molto apprezzato, devo dire, ce ne sono tantissimi di full size in questo calendario. Adesso non vorrei sbagliarmi, ma penso che tra tutti quelli che abbiamo aperto questo sia quello con più full size. Che cosa ne dite? Secondo me non mi sbaglio. Ma arriviamo alla penultima, perché qui la 24 appunto non è l'ultima, come è giusto che sia nei calendari dell'avvento, per quanto mi riguarda, secondo me almeno. Quindi vediamo che cosa c'è qui. Ok, ragazzi, già vedere soltanto che si tratta di The Ordinary è già un prodotto molto apprezzato. Decisamente un altro full size, questo aiuta a ridurre l'irritazione della pelle, contiene acido mandelico. Ma quanto sono curiosa di scoprire che cosa c'è nella casella 25, cioè guardate quanto è gigantesca, ragazzi. Vediamo, in realtà non è pesantissima, però vedo che c'è una scatola bella grossa. Oddio, mi sono... non vi dico che cosa mi sembrava. Ok, ce la posso fare, per un momento mi è venuto un mezzo infarto. Ok, questa è una... ma io che mente contorta ho, vabbè, se avete capito quello che intendevo avete capito, altrimenti meglio. È una spazzola, scusate, non ce la posso fare. Ok,
È una spazzola, oddio, sto piangendo. È una spazzola per la pulizia del viso in silicone. E tra l'altro, se avete la pelle delicata, io consiglio sempre di utilizzare, se volete utilizzare prodotti di questo tipo, sempre di utilizzarli fatti in silicone, perché quando ci sono le setole di nylon, le pelli più delicate, ma non solo, in realtà tutti i tipi di pelle possono soffrire, nel senso che le fibre di nylon possono andare a creare delle micro cicatrici sulla pelle, quindi attenzione, piuttosto delle setole di nylon, sempre meglio preferire quelle in silicone. E questo è del brand, appunto non conoscevo questo brand, non conoscevo il prodotto, conosco ovviamente i gadget per la pulizia del viso, non conoscevo questo in particolare. Il brand è PMD, possiamo andare ad utilizzarlo appunto con un detergente e andiamo a pulire il viso più in profondità. Quindi questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacio gigantissimo, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto domani sempre puntuali 17:30 qua su YouTube con un nuovo video.